Buongiorno, oggi noi parleremo dell'America, ovviamente dopo il dibattito che c'è stato in televisione tra Biden e Trump. Il punto più serio è un altro, è che loro rappresentano due Americhe sostanzialmente. L'impero americano, perché di questo stiamo parlando, è l'impero attuale, è l'impero che è iniziato alla fine dell'Ottocento, dove c'è una lotta molto forte tra, non vorrei dire tra i giovani e i vecchi, ma tra il mondo, come dire, conservatore americano, che poi è, se vediamo, è tutto quello che sta nel centro, perché le coste sono molto più innovatrici, e nella fase più difficile storicamente di questi ultimi secoli, che è quella di una doppia transizione, che è la transizione digitale, che è enorme e che cambierà il mondo, e la transizione climatica, che sta già cambiando il pianeta, di fatto, e a cui non possiamo che mettere mano velocemente. Ebbene, queste due transizioni impongono chiaramente un cambio dell'energia, impongono un cambio, come dire, di un modo diverso di concepire il mondo, ed è su questo che la battaglia c'è. E la battaglia più forte avviene, ovviamente, all'interno dell'impero più grosso, che è quello americano. Il fatto terribile è che i due contendenti non sono due giovani, come dire, uno di campagna e uno di città, che si combattono, ma sono due anziani signori, poco presentabili, molto poco guardabili, come dire, con un dibattito di cui diremo due cose, che è stato veramente una cosa terribile. Però gli imperi, come voi sapete, nascono, vanno avanti, muoiono anche. Churchill nel 1953 cercava ancora di tenere in piedi l'impero inglese, ma l'impero inglese, che vi do due dati. Nel lontano 1870, quindi all'apice del momento del suo impero, quando c'era la regina Vittoria, per capirci, aveva del mondo praticamente il 25% del PIL, esattamente come ha gli Stati Uniti oggi. E nel 1913, cioè prima della Prima Guerra Mondiale, aveva il 20% del mondo, perché gli Stati Uniti nel frattempo erano cresciuti. E sulle persone, nel primo caso, cioè nel 1870, aveva il 20% del totale del mondo, cioè 305 milioni. E nel 1930 governava sul 25% del mondo, cioè su oltre mezzo miliardo di persone. Si diceva è un impero dove il sole non scende mai. E questo impero nel giro di 100 anni è scomparso. Tenete conto che all'inizio del Novecento il pro capite, chiamiamolo così, del UK, del United Kingdom, era pari a circa $1000 di allora, contro una Francia che era il numero due, non era l'ultima arrivata, era il numero due, ne aveva neanche 700. Come si è perso quell'impero, per dare un'idea? Vabbè, si è perso ancora nel 1776, perché si è perso appunto gli Stati Uniti, che poi l'hanno, come dire, sostituito. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la perdita dell'Irlanda. Nel 1947, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'India, che valeva il 25% del PIL dell'Inghilterra. E poi la Palestina, e poi la Malesia, con tutti i paesi lì intorno. Vado veloce, eh? Poi si è fermato un attimo nel 1951, quando è arrivato ancora Churchill a governare, e Churchill ha bloccato Nasser, che voleva nazionalizzare il canale di Suez, ma non l'ha detto Eisenhower, e Eisenhower quindi l'ha bloccato. E lì è cominciata, diciamo, l'uscita dell'Inghilterra da tutto il mondo africano, praticamente. Ebbene, questo se l'è persa praticamente dal 61, quando ha perso il Kenya, fino quasi al 70, si è perso tutta l'Africa. Poi ha perso i Caraibi, poi ha perso le Figi, e poi improvvisamente nell'82 ha combattuto la Thatcher con un revanchismo, come dire, imperiale, le famose Falkland o Malvinas, come le chiamano gli argentini, che sono quattro isolette, ma sul quale, come dire, ha fatto la guerra all'Argentina per cercare di bloccare questa invasione. Insomma, una cosa un po' da pazzi, però era per bloccare, come dire, questa frenata dell'impero. E poi pian piano la Nuova Zelanda, l'Australia, il Canada,
cioè tutte quante hanno cominciato a mettere nelle nuove costituzioni che loro con l'Inghilterra sì, gli lasciano il re, come per dire riconosciamo che abbiamo avuto un re, però è nominale, non so se ci capiamo. E poi la fine fu con Hong Kong nel 97, quando fu, come dire, rilasciata alla Cina. Lì, fine dell'impero. E la fine della fine è stata poi nel 2016 con la Brexit, dove anche lì c'è stato il combattimento campagna-città, se vi ricordate. E anche lì era il combattimento tra il vecchio e il nuovo, se posso chiamarlo così. Ha vinto il vecchio. L'ho fatto come digressione questo soltanto per spiegare che gli imperi in 100 anni finiscono. La domanda è, sta finendo quello americano oppure sta ancora lottando per cercare di risorgere e continuare con una nuova forma? Io vi anticipo, sono più per la seconda tesi ovviamente, ma cercherò adesso di dimostrarvelo. La domanda è, ma possono essere rappresentati, perché questa è la domanda che poi ci facciamo in modo cronachistico, tutti i giorni, due impresentabili, inguardabili. Il dibattito cos'è stato? Due anziani signori, voi avrete visto tante pezzi in televisione, quasi tutti tra l'altro, ve lo dico con la traduzione in italiano, che ha perso molto, lo dico perché sentendo l'inglese, sentendo soprattutto l'inglese di Biden, a cui voglio bene, però di un signore anziano che in quel momento era completamente andato, insomma, non rispondeva a tono, non capiva neanche cosa gli chiedevano, rispondeva confuso, disorientato, come si direbbe in psicologia. Qui siamo 78 anni uno, 81 anni l'altro. Il primo, cioè Trump, un imbroglione, l'altro con difficoltà senili. Poi il dibattito, è stato un dibattitone? No, non ha toccato nulla. Perché Biden non ha detto le cose che ha fatto e che sono state egregie e non ha saputo difendere. Non le ha raccontate e non ha difese. L'altro ha raccontato una serie di bugie infinite, come fa nei suoi comizi, cioè ha fatto un comizietto, devo dire, con una certa portanza fisica. Cioè tutto il dibattito è stato sulla fisicità, tutti disturbati, tutti impauriti, tutti dispiaciuti anche. Basta leggere il fondo che ha fatto Thomas Friedman, che ha fatto dicendo a Biden «Ti voglio bene, ti sono amico». Sono sempre stato con te da quando hai iniziato a far politica, però oggi, scrive, se insisterà per correre perderà contro Trump, lui e la sua famiglia, assieme allo staff e ai membri del partito che glielo avranno permesso, non potranno più farsi vedere in giro. Loro meritano di meglio. Gli americani meritano di meglio, il mondo intero merita di meglio. Lui interpreta il concetto imperiale. L'America è un impero, non possiamo avere un imperatore che non sia in grado di rappresentarlo. Ma la domanda che tutti si fanno è: lascerà o non lascerà? Tutti innanzitutto dicono no, no, vai avanti, devi combattere, combatti ancora, eccetera, eccetera, ma tutti attendono i sondaggi dei famosi swinging states, cioè quegli stati che basta un piccolo passaggio di voti e passano, come dire, all'avversario e quindi contano maggiori delegati e col sistema americano fanno vincere il presidente. Quindi su questo si sta aspettando. C'è un sondaggio che ho visto stamani, quindi ve lo cito a memoria, che è il sondaggio post dibattito in cui si chiede Biden quanti punti avrebbe perso rispetto a prima, insomma tutti gli tolgono almeno una decina di punti. E sentiamo anche Biden, cosa ha da dire Biden? E Biden ha detto una cosa il giorno dopo, tra l'altro in un bellissimo comizio, tra l'altro in cui ha mostrato una grinta che se l'avesse mostrato la sera prima non saremmo qui a parlarne, e lui dice, scusatemi, ho fatto male il dibattito, non so più quello di una volta, non cammino bene come prima, non dialogo più bene come prima, però conosco la verità, dico le cose vere, so cos'è il bene e il male, so fare il mio lavoro e faccio le cose. Adesso potremmo dibattere per ore che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, se la Biden Economics è buona o non è buona, ma non è qui il punto. È che la fisicità chiaramente ha dato a tutti l'impressione di debolezza e quindi tutti si stanno guardando in giro chi può correre al posto suo. E qui corrono tanti nomi, ovviamente, io ve li cito, una ovviamente la Kamala Harris, ma tutti appena la nomino dico ok,
ma questa perde subito con Trump, perché non ha ben performato, come si dice adesso, in questi anni di vicepresidenza. Altri dicono Newsom, bello ai tanti miliardari, o governatore della California, ma è troppo libero, qualcuno dice. Poi tutti dicono Michelle, se scendesse Michelle, cioè la moglie di Obama, chapeau, tutti hanno vinto. Ma lei dice no, l'ha detto prima, lo continua a dire. E poi ce n'è una che del Michigan, che è questa Gretchen Whitmer, che è giovane, 52 anni, molto dura, molto forte nel Michigan, ha fatto battaglie veramente forti. E l'altro è quello del governatore dell'Illinois, Fritz Kner, che non dovrebbe neanche chiedere i soldi perché ne ha talmente tanti, essendo stato il padrone dell'Hyatt, e quindi può mettere di suo, come si dice. Ma veniamo cosa c'è in ballo, ecco. È una triste rappresentazione, come dicevo, del declino americano, oppure c'è in gioco una lotta molto più seria, molto più forte? E poi soprattutto c'è qualche sostituzione nel mondo al posto dell'America? C'è il successore? Cioè, quando il declino dello United Kingdom, che vi ho detto prima, mentre declinava lo United Kingdom, salivano gli Stati Uniti. Adesso c'è qualcuno che fa questo? C'è questa possibilità? Qui noi siamo in un quadro molto sfilacciato, assolutamente sfilacciato, dove l'impero americano, molti credono che ormai sia in declino, cominciano a prendere molte libertà. C'è la sbandata, ve lo dico subito, del sud del mondo, quello che è Global South, come si dice, dove tutti hanno capito le debolezze generali che ci sono in giro e quindi cercano un nuovo padrone o di avvicinarsi a quello che pensano che potrebbe vincere nel futuro. Su tutti questi ne abbiamo già parlato, i 54 paesi africani che valgono niente nel mondo, il 2,8%, ma si muovono velocissimi. C'è grande confusione, ci sono i BRICS che cercano di sostituirsi a un G7 ormai sfilacciato anche lui e poco rappresentativo, ma che all'interno ognuno va per la sua strada e quindi non sono un blocco univoco con valori univoci che possono permettere una politica continuativa. E poi c'è i guastafeste, Putin il primo, cioè non ha nessuna forza, no? Tranne il nucleare ovviamente, senza forza, senza soldi, ma che sta imbrigliando tutta l'Europa. Sostituto sulla carta sarebbe la Cina, ma la Cina ha in mano la forza per questa roba qua? La Cina ha un'economia che sta andando male, diciamocelo. Il crollo del suo real estate, che valeva il 25% del PIL, è stato devastante. Ha una fortissima disoccupazione giovanile, c'è il blocco della via della seta, perché l'aveva fatto passando dal mare per il sud, facendo una camionale che attraversava tutta l'Asia, ma di fatto l'Asia è diventata guerresca, quindi la camionale si è fermata subito. Ha un debito pubblico alle stelle. Astutamente Xi Jinping ha abbandonato la plastichetta con cui aveva invaso il mondo. Le grandi esportazioni erano fatte di costruzioni, di materiali, come dire, di uso comune, voglio dire. Adesso lui si è buttato giustamente sulle automobili, soprattutto quelle elettriche che serviranno al mondo, e le sta producendo per il suo paese, può comprargliele tutte, ma per tutto il mondo, così come ha fatto per i pannelli solari. Se tu vuoi fare milioni di pannelli solari in Africa per avere l'energia per tutto il mondo, devi comprarli là, perché gli altri non li producono. Cioè, si è preparato su cose innovative e devo dire che sta andando abbastanza bene. Come sta andando bene? C'è un articolo lunghissimo sul penultimo Economist sull'intelligenza artificiale applicata però dalla Cina alla parte militare. E poi c'è l'Unione Europea. L'Unione Europea, ne abbiamo parlato negli ultimi video, insomma, la faccio brevissima, insomma, è disunita. Non riesce a capire che questo momento particolare, che questa grande transizione digitale e climatica è il momento di cambiamento di un'epoca, e sta lì a battipeccare sul commissario di peso, se va bene Costa come presidente del Consiglio europeo, o la Estone agli esteri. Insomma, sono cose, sì, sono importanti, però è più importante capire se noi siamo dentro nel nuovo o siamo nel vecchio. Io penso che siamo più nel vecchio, perché dopo la Francia la risalita della Le Pen è la difesa della campagna francese, profonda, anziana, vecchia, come tutta l'Europa,
rispetto al tentativo, dico, di macronizzarsi, ma di diventare moderni. Dico che Macron li rappresenta tutti i moderni, ma è questo il tema. E poi alla fine il sostituto sono sempre gli stessi Stati Uniti. È un paese che ha uno sviluppo economico enorme ancora, e l'ha dimostrato in questi ultimi 4 anni dopo la pandemia. Secondo alle società più grosse del mondo, bisogna andare a vedere le più capitalizzate, le prime 10 più capitalizzate, se ne togliamo 2, che una in Cina, la Tencent, noi abbiamo qualcosa come 16 trilioni di capitalizzazione. 16 trilioni vuol dire quasi il PIL, anzi vuol dire il PIL della Cina, fatta da Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla. Poi c'è una fortissima, e questa è la cosa che la differenzia poi rispetto al suo principale concorrente, che è la Cina, che ha una forte imprenditorialità, cioè libertà, concorrenza, voglia di vincere, darwinismo, perché lì non vai bene, ti cacciano in un'ora, voglio dire, cioè non c'è la cultura, come dire, del welfare e della difesa del posto di lavoro europeo. E poi fanno armi, spendono quasi 800 miliardi, quasi un trilione di dollari all'anno per rinnovare la capacità militare. Tenete conto che un impero deve guardare il mondo, è giusto che lo faccia. È quello che tutti quanti sono l'architrave della NATO nell'alleanza atlantica. Cioè, e hanno un'altra cosa importante, hanno la demografia, che non è dettata soltanto dall'immigrazione, anche, ma è una demografia che fanno loro fanno figli. E quindi loro non sono destinati a perdere 100 milioni come siamo destinati noi europei nel giro dei prossimi 70 anni. Loro sono destinati a guadagnarne. Vuol dire consumi interni, vuol dire il PIL va avanti nello stesso modo, cioè cresce, vuol dire un paese forte ancora, giovane. Questo dibattito che noi abbiamo visto tra due anziani e neanche arzilli contendenti ti dice molte cose. Ti dice forse che non sono loro che dovranno governare questa America. Comunque la vera battaglia è tra, se vogliamo confrontarli, e per chiudere questo video, è da una parte abbiamo Trump, che vuol dire l'isolazionismo, vuol dire perdersi la transizione ecologica senz'altro, forse mettere in dubbio anche quella digitale, difendere un ceto medio bianco, come dire, più campagnolo, più dell'America di mezzo, voglio dire, o che capiscono di essere fuori dalla storia, che sono però tenuti anche in piedi da tantissimi ricchi che se ne sbattono forse della potenza dell'America perché cercano di pagare meno tasse, e qui Trump la vede lunga e gli ha promesso un abbassamento. Nel 2016 Trump ha vinto perché? Perché lui ha capito che gli americani erano le vittime della globalizzazione, cioè era cresciuto, diciamo, tutta l'Asia, erano passati da pochi dollari all'anno a 10.000 dollari, ma diciamo il ceto medio e operaio americano non aveva guadagnato niente dalla globalizzazione, anzi aveva perso i posti di lavoro. Adesso lui invece sta percorrendo un'altra strada, difende appunto il mondo del passato rispetto a questa proiezione del mondo del futuro che vi ho appena fatto, che poggia sulle due grandi transizioni. L'altro, tu vedi Biden, dici, ma è lui il difensore di questa cosa? Ti viene un po' da ridere, ovviamente, diciamocelo in realtà, perché anche lui è troppo anziano per difendere, però la capisce. Le due transizioni vuol dire il cambio dell'energia. Passiamo dal fossile al rinnovabile. Quindi cambierà tutto, che vuol dire miliardi in ballo. E poi c'è tutta questa la partita del nuovo passaggio con l'intelligenza artificiale che percorrerà tutto questo secolo, e siamo agli inizi. Ecco, questi due punti il mondo democratico li capisce meglio. Il mondo democratico, la Silicon Valley, tutto il mondo dell'innovazione tecnologica, quei 16 miliardi di capitalizzazione che vi ho appena detto, non a caso sono così, perché è il mondo del futuro. E i democratici questo mondo lo capiscono meglio. Non è un fatto politico, è proprio un fattore di rappresentanza, di comprensione. Certo, i democratici hanno anche, come i loro radicali, hanno quelli che vorrebbero i diritti anche per le formiche, quindi chiaramente stanno dall'interno, stanno un po' minando
questa visione un po' dire, bella e moderna che vi faccio io. Però detto così vuol dire che è il mondo verso cui andiamo, siccome è in gioco qualcosa di più importante delle due persone. Sono sempre figli della propria epoca, arrivano forse al momento giusto quando un'idea sta maturando. E qui l'idea dello sviluppo è, per l'America è importantissima, vuol dire rimanere impero o fare un passo indietro. E quindi io penso che su questo punto l'America si prenderà, come dire, la sua capacità di premere. Qui non è Jill, la moglie di Biden, che deve consigliarlo, ma è l'America del futuro che probabilmente gli dirà di fare un passo indietro. E seguiremo con grande attenzione questo passaggio che è epocale, non tanto per il futuro di Joe Biden, a cui va il nostro ringraziamento, o il futuro di Trump, al quale non va almeno il mio ringraziamento. Arrivederci, a presto.